È possibile avere corpo e lente professionale con meno di 1000 euro, mantenendo uno standard qualitativo nella street photography molto molto alto, quindi un corredo che corrisponda a velocità, praticità d'uso, compattezza, leggerezza, del tutto idoneo per la street photography? Allora, ho messo insieme i due miei aspetti, che sono quelli della mia competenza da economista con quello della mia passione, che è quello dello street photography. Io sono Francesco Verolino, sono uno street photographer napoletano, mi occupo di street photography nella mia città che è Napoli e lo faccio un po' in giro per il mondo quando mi fanno viaggiare. Che cosa ho fatto? Perché vi dicevo mettere insieme la mia competenza e la mia passione? Sono andato sul sito di RC Foto e tra circa 7000 oggetti ho selezionato quelli che in qualche modo mi sembravano più idonei per l'uso, con una limitazione: stare al di sotto dei 1000 euro. E in effetti ci sono riuscito, con il vincolo di avere un'attrezzatura professionale, con questo fantastico oggetto. In uno dei miei ultimi video ne parlavo come quasi l'arma letale della street photography, è quasi, si direbbe, una sorta di killer application, cioè un attrezzo che fondamentalmente permette di dare spazio alla propria creatività e di farlo in una maniera più elevata dal punto di vista della qualità fotografica. Così dal sito di RCE ho selezionato al di sotto dei 1000 euro, ma prendendo attrezzatura che per nuova vale circa 1300 euro. E ho selezionato in particolar modo questo, che è il 1245 F.4 Pro dell'Olympus, e questa GX9, che tra di loro dialogano perfettamente perché, come sapete, gli attacchi sono per il micro 4 terzi. Perché ho scelto questi due oggetti? Quindi, qual è stato l'elemento che mi ha spinto a fare questa valutazione? In primo luogo, la GX9, ed è una cosa che gradisco moltissimo della Panasonic, è un motore in un form factor differente, quindi rispetto a quella che è l'ammiraglia, che sarebbe la G9. La GX9 ha in tutto e per tutto, come comparto fotografico, tutte le stesse caratteristiche e attributi della G9, che è l'ammiraglia di casa Panasonic per la fotografia sul micro 4 terzi, poi sul full frame cambiano. Però porta a casa tutti quanti i vantaggi di quello che è un sensore più piccolo, cioè lenti che sono più compatte e quindi non pesano, diciamo, quel chiletto che invece potrebbe pesare un obiettivo per full frame equivalente, e hanno la caratteristica di avere questo comparto fotografico con stabilizzazione, sensore piccolo, quindi con grande profondità di campo, alta qualità dell'immagine, e vi devo dire che in molti casi mi ha stupito, e io provengo comunque da Canon full frame, e lenti che sono più leggere. Una menzione particolare relativamente alla lente che ho scelto, perché fa parte sempre della linea Pro dell'Olympus, con la caratteristica di orbitare intorno a quello che è il 1240. Il 1240 è un must to have per quanto riguarda il mondo Olympus degli obiettivi, probabilmente l'obiettivo più prodotto e venduto dall'Olympus di tutti i tempi. È molto performante, ha cromie e luminosità quello fantastiche. Questo obiettivo mi ha meravigliato perché effettivamente mantiene inalterate quelle che sono le caratteristiche, però è un F4, quindi è leggermente più buio, ma questa cosa è compensata bene dal sistema di stabilizzazione, e è però più leggero, di circa 130-140 grammi rispetto all'obiettivo che vi dicevo prima, quindi il 2.8, il 1240 2.8 Pro dell'Olympus. Quindi un obiettivo più leggero, leggermente più compatto di circa un centimetro e qualche cosa, perfetto su questa macchina perché non la sbilancia, anche se la GX9 non è un mostro dal punto di vista dell'ergonomia. E veniamo invece alla GX9. Se da un lato c'è una carenza, ma per uno street photographer, diciamo, questo è un aspetto relativo, che è quello dei video, gira video a 4K, però non ha né l'attacco dell'audio, e questa è una limitazione forte, ma del tutto voluta, perché in qualche maniera Panasonic ci sta dicendo: l'ammiraglia è quella che ha tutto. Questa è una macchina scalata, dove però all'interno, rispetto a quel progetto, dove però all'interno
si trovano comunque un comparto fotografico di elevatissimo livello e, date le dimensioni, un comparto fotografico per la street. Quindi la vera macchina attualmente nel mondo Panasonic di altissimo livello per la street è sicuramente la GX9, macchina che si trova intorno ai 600 euro e che RCE invece vende a 450. Una puntualizzazione su RCE: quando mi hanno inviato corpo e macchina mi sono sforzato di capire se erano nuovi o usati, cioè non c'è un segno. Sono macchine perfette, al di là della garanzia della casa offrono, lì dove non ci dovesse essere ancora, 2 anni di garanzia. Quindi veramente nulla da dire, cioè, come al solito RCE è sempre al top. Allora, ciò premesso, la cosa più rapida che posso fare è dirvi: è giunto il momento di andare per strada, andiamo a capire come si comporta sul campo e quali sono le sensazioni che ho provato utilizzandola. Si conclude la prova su strada di questo fantastico obiettivo 12-45 che mi ha entusiasmato per le sue caratteristiche e per il prezzo, soprattutto perché siamo quasi al di sotto dei 500 euro, acquistato usato su RCE, e della GX9. Prova su strada che sicuramente attesta tutte le caratteristiche di cui vi ho parlato nella prima parte del video. Ma lo scopo era quello di comprendere se era una combo al di sotto dei 1000 euro orientata alla street. Sicuramente la risposta è sì. Il fatto che nella street non si utilizzino grandi sfocati e che invece è possibile utilizzare il sensore che abbia una sua stabilizzazione e quindi di poter scendere molto anche con i tempi, fanno di questa combo un qualche cosa di estremamente orientato alla street photography. Una indicazione: mi è piaciuta particolarmente l'ergonomia dal punto di vista della possibilità di modificare diaframmi e ISO in maniera molto veloce, cioè i comandi sono rapidissimi. A 24 ovviamente è possibile non portare all'occhio e quindi avere un'apertura molto forte, non compete con il 714, si ha la possibilità di orientare proprio la macchina in maniera già precisa grazie alla grande apertura che ha la lente. Nasce con lo scopo di essere un'alternativa economica al 12-40 f2.8, che è una lente che si muove sul nuovo tra gli 850 e i 1900 euro, però devo dire tutto sommato in condizioni di luce buona non ha creato alcun problema. Nella prova su strada ho provato a testare anche come si comporta a bassa luminosità. Vedrete qualche scatto alla fine del video e sicuramente resterete anche voi colpiti dal fatto di come sia possibile scattare anche a mano libera, anche se arriva anche tranquillamente ad un secondo, e quindi c'è la possibilità reale di tenere gli ISO molto bassi. Vi rinvio alla seconda parte del video, nella quale comunque faremo un'analisi dei file prodotti in questi 10 giorni di test della GX9. E siamo alla verifica finale, che è quella del file della GX9 con il suo 12-45 f4. Ho preparato comunque degli scatti, questo è il primo, scatti volutamente sottoesposti con l'intenzione di andare a recuperare quello che sono tutte quante le zone di ombra. Allora, proprio perché si dice che il micro 4 terzi non abbia capacità di recupero, io ora eccedo come al solito il ragionamento e lo porto a 5. Potete notare come all'interno, questa era interessante proprio perché c'è una rete di protezione per eventuali calcinacci, e potete notare come io ho tutti i dettagli della rete, ovviamente ho un rumore di base, portiamolo a un valore più normale come per esempio potrebbe essere un 3,71, ok, 4,3,54 per il recupero delle ombre, e voi vedete che qui abbiamo tutti quanti i dettagli, quindi il file del micro 4 terzi ha una grande capacità di recupero. Dicono molti che è un file rumoroso, e in questo caso noi lo possiamo vedere tutto, però occorre evidenziare che il file del micro 4 terzi, che di partenza è molto nitido,
non è gestito bene da Lightroom. Non è gestito bene perché Lightroom parte da valore di nitidezza pari a 40, mentre invece se andiamo a ridurre sensibilmente il valore di nitidezza, vedete come questo rumore di base tende ad assottigliarsi, a ridursi. Se io lo aumento, avrò tutto un pallinato che è ovviamente devastante. Quindi io di solito che cosa faccio? Partendo già da un valore alto, ho i miei preset che poi ho intenzione di distribuire anche questi per la G9, dove ho un valore intorno al 20, a volte per non perdere proprio corpo riduco a 0,6-0,8 il raggio, lavoro sui dettagli per avere un recupero del dettaglio maggiore, questo mi aiuta anche in stampa, e poi maschero il file. Voi sapete che con Alt spostando vedete dove la nitidezza è applicata e faccio in maniera tale che la nitidezza sia applicata solamente nei punti dei contorni, che poi sono quelli che più di tutti subiscono. Ecco, ora siamo a un valore di 87, quindi è proprio molto molto marginale. Vedete qui come, nonostante non abbiamo ancora lavorato sulla riduzione di disturbo, abbiamo un file che comunque mantiene una serie di dettagli, è molto sparato. Io probabilmente non avrei post-prodotto così, ma avrei addirittura ridotto un altro poco a 3,5, quindi non avrei utilizzato tutta quanta la gamma dinamica che mi era consegnata dal sensore, aumentato un po' il contrasto, perfetto, ridotte un po' le luci perché aumentato un po' le ombre, ok, e diciamo lavorato su questi elementi qua, e questi mi avrebbero già di partenza aiutato molto nella riduzione del rumore. Guardate sempre il dettaglio della rete in questa zona, e qui come sia ancora ricco di dettaglio. E come abbiamo tirato fuori tutta una serie di informazioni, comprese su quelle sul colore. Ma a questo punto dell'ultimo aspetto, io comincio a lavorare su quella che è la riduzione del disturbo, perché ovviamente ce n'è ancora molto e voglio un file che in qualche maniera sia ricco di dettagli, ma più pulito, eccolo. E quindi qui abbiamo fatto, questo è un ingrandimento 1:1, lo potete vedere di qua, ma il file intero è questo, quindi ovviamente quando andate a stampare ci vuole il microscopio per capire cosa sia successo qua sopra. E non ho mosso ancora quello che può essere il recupero dei dettagli, che magari mi può aiutare ad avere determinate informazioni. Qua con Alt è possibile vederlo in bianco e nero, ok, per fare un lavoro un attimo più attenti. Stesso ragionamento è quello del contrasto, che io di solito vado a posizionare intorno al 50-60. Ok, in questo modo ho un file che dal punto di vista della luminanza è pulito. Si può discutere sulla fotografia, ma in questo caso ci dobbiamo farvi vedere la capacità di recupero. E soprattutto nella zona della rete, per questo ho scelto questa fotografia, e poi ho la possibilità di modificare anche colore, dettaglio e uniformità a seconda di quelle che sono poi le scelte di ogni singolo file. Perfetto. Ok, quindi vedete qui come abbiamo un file che è completamente pulito, un 20 megapixel ingrandito 1:1. Ok, se possiamo ancora un po' aumentare. Ed è un file, secondo me, dal punto di vista della qualità dell'immagine, recuperato bene. Vi faccio vedere un prima e dopo. Ok, quindi è impressionante la capacità di recupero che ha delle ombre e la possibilità di aprire le ombre, considerando che questo è un file sottoesposto sicuramente almeno di 2 stop. Qualche altro recupero, questo giusto per farvi vedere un ISO 400, questa è una fotografia molto spinta dal punto di vista della post-produzione. Lo vediamo qui. Perfetto, lo vedete qui. File pulito anche in questo caso nella visione di un prima e di dopo, ma file spinto perché io qui ho recuperato tutte quante le luci e mette in evidenza la sagoma del Signore, e tirando fuori delle informazioni che nel file originale non c'erano. Questo proprio perché lavorando su luci ho la possibilità di tirare fuori dei dettagli, così come lavorando sull'esposizione ho la possibilità di agire
tutto quanto il frame e tirare fuori delle informazioni che voglio dalle ombre e dalle luci. Ecco, questo è lo scatto, probabilmente è un po' scuro, per questo motivo lo avevo illuminato in questa maniera. Però vedete come reagisce bene il file a tutte quante le modifiche di Lightroom. Importantissimo per tutti i micro quattroterzisti è il discorso della riduzione del rumore. Ecco, vedete qui come ho già ridotto la nitidezza, perché la nitidezza genera rumore come elemento, e ho agito tutti quanti i vari aspetti. Ecco, qui probabilmente creo la maschera sempre con alto pulsante di sinistra del mouse. Allora, cosa dirvi? La GX9 mi è piaciuto moltissimo. Ovviamente vi ricordo che le mie recensioni sulle macchine fotografiche sono completamente libere. Questo ha offerta da questa combo è stata offerta da RCE. Mi auguro che quanto prima vi iscriviate al mio canale, che ci sia un like sotto questo video. Allora, per ora, presto ci saranno altre recensioni a brevissimo, sempre su lenti e corpi dedicati alla street. Ciao ragazzi, alla prossima.